Allora! Cominciamo! Nuova settimana! Allora, il signor J. Lincoln mi porta un prezzo unico. Abbiamo una signora PlayStation che vale 196 euro. Non penso che mi interessi, insomma. Facciamo che il primo giorno è... un solo cliente, ok, che la mia zona sembra il cesso di un yoka del kebabaro di fiducia, però uno solo è veramente pochino, veramente tanto poco. Il signor Jimmy adora quel pezzo lì, lo cercava da una vita. Che cosa vuoi comprarne? Ma più che altro, ce li hai i soldi? E come sei messo? Non mi dà troppe informazioni. Vuole prendere il mio servizio da data del 1968. Carissimo, te lo posso... Oh, amico, se mi dai 1800 euro... No, è rischioso, 1750, te lo posso dare. Oh, bro, ho rischiato! Quando comincerà a pensarci è una brutta roba. 610 di profitto. E un po' si gode. La signora Sharon mi porta questo elmetto da rugbista. 315 euro. Costa veramente poco. Signora, io posso darle al massimo. Facciamo roba come... stima 315. Facciamo che le do roba come 215 euro. Un 100 euro in meno. Ma come no, no, signora, ma lei... lei è super competente e mezza tirchia. Ci vuol dire una sola cosa. Se ne vada. Questi qua non scendono manco a morire. Questi qua sono dei taccagni senza senso. La signora Betty Okak vorrebbe e sente li portarmi via cosa? Le mie cadreghe. Bro, vuole portarmi via le mie cadreghe. Non hai capito un cazzo, bro. Mi devi dare tutta... Oh, signora, però ragioniamo. 2005 potrei separarmi dalle mie cadreghe. Siamo abbastanza... ci sta, diciamo. Non troppo taccagna, ma neanche troppo poco. Io questa le potrei chiedere di più, ma siamo in modalità difficile. Vuol dire che posso letteralmente essere messa a pecora. Posso chiedere 2,6, vi da 2,6 se li accetta. Non rischiamo, no, vedi, guarda, guarda, guarda. Però questa è inchiodata. 2,5 non va su. Signora, 2,5, si preoccupi, va benissimo. Ci ho comunque fatto 800 euro. Perché già il locale fa schifo, entrano dentro e dicono: Madonna sta merda. Poi se gli chiedo anche troppi soldi è ovvio che mi offendono i morti. Ci sta. Comunque adesso andrò a prendere solamente dipendenti che hanno nomi storici, che possono essere magari Obama o Adolf. Solamente voglio gente eccentrica. Non voglio personaggi inutili con nomi qualunque, capito? I signori... oh, la bicicletta con... vecchio occhio. Il signor Yong Fang mi porta la bicicletta. Pronti alla bomba. 3, 2, 1. 1260. Pensavo veramente di più. Va benissimo. Ma che 1009? Ma Yong Fang è super taccagno. Guardalo. Questo è il tipo di persona che gli rubi la bicicletta e poi lo meni. Amico, la stima è 1200. È in ottime condizioni. Ti posso dare al massimo... guarda, ti do posso dare 1000 euro. Cioè non te ne do di più. 1000? Io non scendo, caro. Come faccio a scendere? Ma che mi vieni incontro? Ma te vengo incontro io con una macchina, Dio Cristo. Ma se levi un attimo. La signora Zilan Smith, oltre ad essersi fatta di cocaina che c'ha gli occhi di Okaka, che ormai diventano porca puttana quelle di una lucertola, porta uno skateboard. Lo skateboard vale... lei ha bisogno di soldi per la roba, vero? Vada via di qua, non si presenti mai più. La signora Bilgi invece mi porta una specie di... ma dove se l'è infilato sto coso? Ma che è più sporco, porca puttana, di uno scrofo dentro la sua scrofaia? Ma cos'è? Ma lei pensa di essere qua al ritrovo dei disagiati mentali? Ma se ne può andare via? La denunzio. C'è un'asta, però purtroppo non la posso fare, quindi... il signor Hendrik Obama mi porta il lanciarazzi. Quanto potrà mai valere un lanciarazzi? 3, 2, 1, 4K. Ti devo dire, ti devo dire. Allora, 4K, stima 4K, ottime condizioni. Lui è super competente. Super competente e mezzo taccagno. Se lo prendo per 3.000, 3.200 sono fortunato. Vai in Africa, fa un safari e investe nell'elefante, vatti, eh. Porca puttana, un rampino. Da me si dice un rampino, uno che è tipo gancio, no? È un rampino, Dio Cristo. Ma porca vacca, la prossima volta fa così. Ta! Testata in testa, così impari. Mamma, innanzi dei denti, così si scassano. È tornato Billy e si vede che è il marito di quella dell'altro giorno. Non gliel'ho voluto prendere lei, allora me lo dà lui. Credo così è bruttissimo. Che cosa vuole da... ancora il like kitten? Non mi interessa. La signora Ceren Kaur, nomi molto carini, vuole portarmi questa specie di... sembra un Nintendo DS che è stato menato. 300 euro. Signora, guardi, io sono qua per fare i soldi. Lei è solo qua per farmi perdere del tempo. Quindi prenda questo coso, vada fuori prima che le scaglio contro il mio tipo sorcio Tenzing, ok? Benissimo, ce ne andiamo? Bravissima signora. Oh, è finito il pegno e mi ha dato 190 euro. Grazie, gentilissima. Io ho solamente un oggetto da vendere però. Ho attualmente solamente un baule del 2000. Ecco, tocca fare i soldi, però guarda. Che è successo? Qua fuori c'è uno scienziato pazzo che vuole comprare del materiale radioattivo per i suoi esperimenti di viaggio nel tempo. Noi abbiamo alcuni barili laggiù, che dici se gliele vendiamo? Bro, scienziato pazzo! E bro, glielo do io, dai! Sì che glieli dia...
mia madre! 800k! No, se magari 800 euro, lamentati! Sei cazzo di scienziati! La signora Chambel vorrebbe darmi questa... La signora Chambella, dai, no, bruttissimo, così. Vabbè, vorrebbe darmi un biglietto, vorrebbe darmi un libro. Il libro non si sa il valore. Attenzione, non si sa il valore. Quanto potrà mai costare questo libro? Signora, quanto vuole per questo libretto? Mi scusi? 500 euro. Signora, lei come è messa a statistiche? È un po' taccagna. Ah, sorella, non andiamo d'accordo. Io le posso dare al massimo 300 euro. Se le va bene bene, se no... 4,90. Signora, no, non funziona così. 450 euro. Va bene, signora, al diavolo, ci posso stare. Brava signora, brava signora. Ok, ultima giornata della settimana. Vediamo se porteranno... Cos'è sta? Una fisarmonica? È un'armonica. Ma non costa niente! Barboni, via di qui! Porca miseria, che persone inutili! Via, clochard! 350. Ultima offerta. Non le va bene? Non mi preoccupo. Anzi, saluti per lei. Io mi tengo i miei 9.000 euro. Frodo Miralez. Che cos'è questo coso? Non mi dica uno scopetto per il cesso, perché non ci credo manco a morire. Non è una sorta di coda furri da infilarsi nell'ano, mi auguro di no. Ma è uno scopetto per il cesso, 78 dollari. Guardi, lo riporti a casa, non mi interessa. Next, ok, grazie. Apriamo? Entra! Prima giornata della settimana numero 4. La signora Donginmei Noah. La signora Noè, che è tipo un Transformers, mi porta un vaso. Il vaso, la brocca non si sa quanto possa costare. Però gli domandiamo: signora, lei 860 euro, partiamo già altini, attenzione. Io le do esattamente 650 euro. Non è una brutta offerta, lei scende solamente di 10 euro. Signora, le posso dare 800... No, che 800, ma sto impazzendo. No, le do... Ma facciamo 680. Nel caso mi va bene lo stesso, perché in un vaso non me ne facevo assolutamente di niente. Saluti! Questa broccia ha la faccia da incazzata come un demone, guarda. Ashley, che cosa cazzo? Mi dica un attimino. Abbiamo 450 di costo. Io, signora, guardi, guardi, posso onestamente... Ma adesso la super taccagna. Se te pare, sta qua è un tumore. Sei... Oddio, ma è mio il libro? Ma è mio il libro? Ma io stavo offendendo una che voleva comprarmi delle cose. Ma mi scusi, le chiedo 650 euro, un libro bellissimo. Ma sì, lo prenda. Lo prenda, grazie, 200 euro in più. L'ho dato della puttana fino adesso. Pensavo volesse vendermi il... Era mio. Sono disagiato. Grace, buonasera. Che è questo pupazzo qua a fondo? Ma che è sta roba? No, dai, ma adesso la roba con la scabbia mi portate. Ma solo roba scabbiosa. Ma dai, ma che 680 di stima? No, ma le do... Se le do 400 euro, anzi, ma che 380 è tanto. 450? Signora, aspetta. Aspetta, cazzo, aspetta. Ti posso dare 410? 425, aspetta, 425. Vediamoci incontro. 430, signora, 430. 4,40. Io lo prendo, 200 euro ce li faccio. Va bene, ci posso stare, cazzo, va benissimo. Ce li posso fare. Fai, lasci lì, no, assolutamente. Madonna di Dio, ma che è sto coso? Porco, ma cos'è? Una scimmia si è cavato un mulo per fare sta cosa. 170 euro. Ma te ne do 50. Ma porta via questo aborto, per favore. Che paura. Sigismondo Lestrange, cosa mi dà? Ah, vuole comprare sto coso. Ma mi scusi, uno così, che ci fa con un peluche sporco di tetano? Vabbè, domandina. Pagato 4,40. Lui vale 680. Ma tu me li dai 800 euro? Sì. Ma come 5,50? Ma se, bro, ma è più tirchio di Oka che un... Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Ma ti hanno appeso a testa in giù e tirate le pietre. No, 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 bro. Stima 6,80. O mi dai 700 euro o quella è la porta. Bro, guarda, quella è la porta, se anche non torni. Sto benissimo. Luke vorrebbe comprare quell'oggetto là in fondo e scommette che io voglia liberarmene. Beh, in effetti sì, ce l'ho dall'inizio, quindi perché non levarci dalle palle sto baule del 2000? Ci puoi mettere dentro che tua nonna se è morta, la tipo la gira, la spezzi, già la... E ci prendi qualche mese in più di pensione di invalidità, che sicuramente schifo non fa. Porca mia sorella! Senti, questo è veramente bisogno. Io e te andiamo d'accordo. 7,30 è un buon prezzo, ma io voglio ambire un po' di più. 7,50. Dimmi. E andiamo, fratello, qua si gode. 345 euro. Ho rischiato, però siamo già sui 10.000. Quindi, andiamo avanti. Giornata numero 3. Arriva la signora Ingrid Best, incazzata come una iena, Dio Cristo. Con poco taccagna, però. E che cosa mi dai, signora? Un elmetto da football, ma senza dirmi il prezzo. Attenzione, potrebbe costare dei soldi. Signora, io parto un'offerta di 100 euro. Costa un pochino, signora. 125. Non scendo. No, 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 130, signora. Mi fa schifo. No, 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 c'è l'HIV lì dentro. Non lo voglio.
Melisandra Avci, che cosa vorrebbe darmi? Mi dia un attimo sto coso. 340 euro, ma glielo devo buttare nei denti? Questo se ne va da sola. E vuole anche tra i 15. Guardi, signora, io posso essere sincero. Guardi, se giriamo su per giù, stiamo sui 200. Ma sì, 200 euro, dai. Non di più. No, signora, no, veramente. Non gli ho 340, che guadagno ce faccio io? Io ho i bambini che do mangiare in cantina. Devo, tipo, comprarci stupefacenti. Signora, non ci stiamo dietro. Veramente, non è possibile. Ma si faccia fottere da un facocero, ma se ne vada. Non si permetta mai più di presentarsi alla mia porta. Essere immondo, schifosa. C'è un buttafuori che può pestarli? Bill Gay. È abbastanza ambiguo. Vabbè, che abbiamo ancora? Horsekaya, no? Omar Winter, niente. Katniss Negugu, no? Jimmy Deng, niente. Andiamo avanti. Tipo Losco! Bro, sono arrivati i truffaldini, aspetta. Amico, aspetta. È arrivata la malavita. Ti interessa un ghiottissimo affare? Che cosa, amico? Oh, cazzo, ho appena rubato questo oggetto, può essere tu. Prezzo ridicolo. Lo venderei facilmente e nessuno sa mai che l'hai rubato. Vecchio! Ma come 280 euro? Ma è una merda! Ma non ci faccio niente! Ma non mi interessa, cazzo! Vattene via, barbum! Via! A meno che costasse 3.000 euro, dico, ci posso stare! 100 euro ti prendo a schiaffi! Barbone! Clochard! Schifoso! E il signor Roth ha ripulito il solaio quando ha trovato questo cazzo di banjo. Quanto costa? Non si sa. Allora, amico, tu come sei messo? Non è collezionista, forse magari è poco paziente. Io le posso dare 50 euro. 375, può essere interessante. Guardi, se scendo a tipo a 280, che ne pensi, fratello? Ci possiamo stare? No, bro, me lo dai. Dammelo. Datti una manata sugli incisivi, per favore. Questa va comunque poco. Ahmet! Buono che Ahmet la droppa. Vecchio, buono che Ahmet la droppa. Ocio, non comune. Buone condizioni, tempo libero. Mi interessa. Porca troia, 1.800. Attenzione, attenzione. Stiamo salendo. Aspetta, 1.500. 1.700, famo 1.680. Facciamo 1.720. Amico. Benissimo così. Jasmina, scusa, il signor Jamie vorrebbe vendermi questi occhiali che non varranno un cazzo perché c'è la testa che è immonda. 50 euro, barbo. Non mi ha detto letteralmente manco quanto valeva. Se n'è andato indignato. Vabbè. Comunque, bella spesa, non è vero? Ho solamente due oggetti, un coniglio con degli handicap e una fisarmonica distrutta, palesemente. Però, potrebbe arrivarmi la signora Inge. Vuole il pupazzo. Quanto mi paga per il peluche? Stima 680. Ok, ci siamo quasi. 700 euro. Io vorrei assumere uno che la gente così la sgozza. No, vada via, signora, si levi. Non torni mai. Ocio. Signori, potrebbe esserci la botta. Robby, potrebbe essere interessante. 2.700 di valore, bracciale d'oro del 2008. Posso farci i soldi comunque, aspetta. Amico, aspetta. Ti posso dare... Ma facciamo che ti do 2002. Bello, lo streamer. Un animale. Questo oggetto è veramente interessante, perché posso vedere anche il tizio che sbarella e me lo paga. 4K no, ma 3.5 sicuro. Allora, giornata numero 6. Bomba. Abbiamo il signor Julian Ozkan, che ha ereditato sta cazzo di cosa. Quanto ci posso mai fare? Sarà una porcheria da barbone. 610 euro, guarda, lo compro solo perché non ho oggetti da vendere, quindi ho bisogno di avere un po' di ricircolo monetario. Ma io più, guardi, più di 500 euro non le do. No, è una merda. Salgo a 5,20 giusto per, non di più. Pane, vino al vino, nel senso. Non so se si dice così, ma siamo... Erietta Troia vorrebbe comprarmi anche lei sto peluche di Rototo del 2,15. Lei non ha una sega, cioè è poverissima. Mi dia 6,80, guardi, 6,80. Ma se... Se lo prenda, guardi, non ne posso più, lo prenda. Se ne vada. Grazie. Rob Cuoco ha queste due cose del 97 che onestamente 620 ti posso dal massimo 4,80 perché so bravo. Vedi lo streamer che bravo che è, che fa anche beneficenza. Vedi che lo streamer che bravo che è, che fa anche beneficenza. Ma stai scherzando? Andiamo avanti. Abbiamo essenzialmente una... Oh, questa è ricca. Questa ha il patrimonio e l'aria. Vuole comprarmi quell'oggetto là in fondo. Vuole comprarmi la fisarmonica. E quanti soldi mi dà? Due... Questa cosa mi garba. 2,5. Ma se le chiedo 2,7, 2,7 ci arriva. 2,6. Allora, signora, guardi, ci posso stare. L'ho pagato 1.700. Se lei mi dà 2,6, ci posso stare. Non so quanto può costare. Potrebbe costare anche di più. Però voglio far girare i soldi. Quindi lo prendo. Va benissimo, glielo do. Suo. 800 di guadagno. Non mi lamento, va benissimo. Ho comunque fatto il 51% in più, cioè di compravendita e basta. E chi se lamenta? Simur Hasm Johansen. Ma che cosa è? Tetris, cos'è? Metris.
Voglio un metro di corda a pendermi e dondolarmi sulla sedia, di Cristo. Vabbè, 5,90 le do 400 euro e sono anche buono. 5,30? Può scendere, se io salgo a 4,30 lei che dice? Dai, ma se no, grazie, se è fatta una certa me ne vado. Ma spero che te pigli o calacistite. Camilla Fisher mi porta una tromba. Signora Fisher, cos'è quella faccia? Lei mi sta ingannando. Ma che scusi, ma è fatta come una pigna? Ma è una porcheria. 100 euro. I numeri glieli do in testa. Vada via. C'è anche le braccia di un camionista, onestamente. Porca puttana. Se te mollano una sberla, giri sulla sedia 4 volte. È arrivato Spoilerman. È Malcolm Herman Trout e vuole portarmi Spoilerman, che vale 250 euro. E io skipperei perché mi fa venire il conato. Non mi interessa. La signora Fenomena mi porta un divano. Signora, un divano. Che tipo di divano è? Mi scusi, faccio una domanda. Che tipo di divano mi sta portando, signora? 1500 euro. È interessante, signora. Però la stima così è veramente brutto. Cioè, nel senso, lei mi chiede un sacco di soldi. Cioè, ne vuole un sacco. Io le posso dare al massimo, dato che la stima è 1500, 1450 euro. 1500 lo prendo, signora. No, dai, non fa la stronza. 1510. Dai. Brava, signora. Ottimo affare. Brava, signora, bravissimo. Il signor Brian volete portarmi Stasia? E che ci faccio con Stasia, signore mio? 1300 euro di Asia? Che è arrivato il giorno della cuccagna? Questi odora aria da nanifera, forse? Non lo so. 1200. Ti posso dare 1180, caro mio. 1260. Fa un pochettino lo stronzo. 1200. Ah, è un pegno. Era un pegno, maledetto animale. Vabbè, fa lo stesso. Magari non lo riscatta, ci ho fatto i soldi, però. Giornata 2, orca put... Ma no, ma tutto costerà meno per un po'. Sarà più difficile guadagnare dalla vendita, ma potrà... Vabbè, li posso prendere a meno. E sta cosa allora si gode. Raga, costa il 30% in meno. Ma stai scherzando? Via, ma che schifezza, vada via. Il signor Christopher mi vende... Christoph mi va a portare un teschio. E quanto varrà mai questo teschio, scusa? Quanto mi potrà mai? Non lo so, non mi dà il prezzo. 1877, posso darle 200 euro. 1800... Oh. Attenzione, le do 800 euro. Sì, è un pegno, non ci perdo niente, va benissimo uguale. Ho comunque cercato di vedere se potevo portare a casa un po' di soldi, farmi interesse. Terza giornata, il brother dove mi andrà a portare? Orca, le cadreghe imperiali. Ocio, vecchio, possono essere i sacchi, fratello, possono essere fottutamente i sacchi. Attenzione. Raro, questa volta l'oggetto è raro. Attenzione. Raga, sono 5.6. Meno di 5.000 secondo me non me lo dà. Non prendiamo 5.000 allo streamer. Letteralmente fiuta gli affari con un seguito a cercare i tartufi, do Cristo. Cazzo, ma io ho 1800, sono poveraccio. È un problema. Merda, vecchio, non ho i soldi. Philip Song vuole vendermi un Nokia 3310 che... No, dai, non lo prendo, vai via, non mi interessa. Allora, adesso prendo una travata micidiale, ma devo vendere. Dominic, te li vendo, guarda. Guarda, sì, 5,60 te lo do perché ho bisogno di soldi. Va benissimo, 5 matti. Prenditelo. Vabbè, ho fatto 60 euro, ma ho bisogno di liquidità. Leviamoci le schifezze. Giornata numero 5. Cosa abbiamo? La signora Suzanne Vogel vorrebbe darmi questo cappello da cowboy sporco. Pessime condizioni comune. Quanto potrà mai costare? Se lo metta così in faccia e muoia affogata, per favore. Non me lo porti mai più, per carità di Dio. Cioè, veramente inguardabile, uno scempio. Giornata numero 6. Il brother è ricco. Il brother c'ha i sacchi, attenzione, c'ha il denaro. Il brother ha il denaro. Brent Beckham, con la capigliatura da tipo fungo. Vuole comprare le cadreghe. Le mie cadreghe imperiali. Quanto... Ascolta una cosa, le ho pagate 5k. C'è 8.000 minimo. Minimo. Bro, te gambizzo, eh. Bro, te giù ti gambizzo. Finisci. Ti giù, vai a casa che strisci. 6k. Questo ha perso la sanità mentale. Ma questi due occhi, che cosa hai visto? Tua nonna è mutante, ma te prego. Ma che cosa è successo a Michael Ye? Che cosa gli è successo? Cosa ha visto? Mio Dio. Michele, che ti è successo? Oh, uniforme militare, attenzione. 1100 può essere interessante da comprare. Ho anche i soldi volendo. 1180, ma diciamo che le posso dare. Ma 750 euro? Prezzi ridotti, lui non vuole sentire ragione. 1080, sei sceso di 100 euro neanche, eh? Potrei picchiarti, sappilo. Ma anche forte, con un bastone. 900 euro. No, 1020 veramente nemmeno se... Ma ti do 1000 euro. Però se poi mi arriva un tizio... Che palle. 980. Vai. Non le va bene? Pazienza. Capito. Amen, se ne vada. Cioè, non è che a me cambia la vita. Barbone di merda. Si levi di torno. Schifezza, essere inutile. E poi sciupare l'aria alla sua vita, nel senso.
È arrivato lei Alici. In giornata numero 7 si presenta lei Alici. Lei Alici mi porta un dragone. Il dragone è raro. Ehi, fratello, un drago di giada. 4 e 6, ma son mine. E chi ce li ha? E chi ce li ha questi? Mannaggia al libro. Ma chi ce li ha sti soldi? Porcaccio il cane. Ti posso dare 2400 euro. Non so cosa fare. Cioè, mi dispiace, sono in bolletta dura. Ma Sciuburrito mi porta questa cosa francese. Notre Dame, cos'è? Notre Dame. 780 euro è un po' una merda. Però lo prendo perché sono barbone al put... Ma lei è rincoglionita! Ma signora, ma lei è... le hanno picchiato la testa! No, raga, questo è circonvenzione di incapaci. Io accetto! Ma stai scherzando? Non, oh, non guarda, non contratto neanche! Me l'ha regalato! Oh, 1440 di pegno è godevole però, eh! Quindi, signori, resoconto, attenzione! Attenzione, abbiamo 4 oggetti. Sommati abbiamo un valore di oltre 10.000 euro. Così, prossima volta... mi sa che ci paghiamo il negozio nuovo. 6K! Bro, prossima volta se stiamo sui 10-15.000 euro si compra il negozio! Col pavimento scricchiolante! Ma il mio non c'ha il pavimento. C'ho manco il pavimento, vivo sulla terra. Dio, sono essenzialmente il più povero della povertà. Cioè la povertà prende spunto da me e fa schifo.